Ho sacrificato ogni cosa per cercarla. Un mondo racchiuso in una storia sussurratami secoli fa. La storia di un eterno potere, dal sapere illimitato, dalla fame insaziabile. L'entità. Un regno così vicino al nostro, ma al contempo inaccessibile. Finché non l'ho trovato, Frank Stone, la mia chiave, il mio killer. Mi chiamo Augustine Lieber e sto per cambiare i nostri mondi per sempre. Immagino che tu sia il guardiano. Esatto. Sorvegli l'intera zona da solo? Oh no, ho un aiuto. E dov'è? Al lavoro? Più o meno. Merlin va un po' dove gli pare. Merlin? Il mio cane, Doberman Pinscher. Il miglior amico del mondo. Fedele fino all'ultimo respiro. Mi fido più che di me stesso. Devo farti qualche domanda. Sono qui per servirti. Il tuo nome? Thomas Jefferson Holt. O Tom. Agente Sam Green. Tom, voglio parlarti di... Sì, lo so. Il ragazzo è scomparso. Esatto. Può essere scomparso qui? È grande come acciaieria. La più grande di Cedar Hills. Ma questo non cambia niente. Non c'è nessun tipo di faccenda strana qua. Non se ci siamo io e Merlin. Sei convinto? Giustamente. Fa vedere il diario. Diario? Il registro, visite in acciaieria, turni fuori orario, roba così. Giusto, giusto.
Beh, sarà qui da qualche parte. E quindi? Ok, faccio io. Capisco. Stavi bevendo? Giusto un bicchierino. E la palpebra cala, che è una bellezza. Lo fai spesso? No, spesso no. È più tipo una cura, solo se all'occorrenza. Capita spesso? Per questo sei qui. Per cazziare un veterano sulle sue pratiche mediche. No, sono qui perché è scomparso un bambino. E ogni minuto sprecato è un'occasione persa per trovarlo. Beh, non lo trovi qui. Se è nel raggio di un chilometro da qui, fidati, io lo sentirei. Ottimo, darei un'occhiata in giro. Vuoi lavorare al mio posto? Fai pure. Ti ringrazio, Tom. È stato un piacere. Una finestra aperta. Potrei entrare da lì. Devo andarci piano. Ehi là, c'è nessuno? Polizia! Chi va là? Che puzzo di morte. Ehi, signor... Sono l'agente, Green. Sì. Ha visto Merlin, forse? No, scusa. Stai bene? Sì, è che...
Cristo, non lo senti? Narici fuori servizio. Sono finito un po' troppo vicino a una lattina di ibrite tempo fa, in trincea. Ah. Magari è una benedizione. Ah. Devo scoprire da dove viene. Che odore ha? Pessimo. Eccoti qua. Ci chiedevamo tutti dov'eri. Vieni qui, bello. Dannazione! Ah, sarebbe stato meglio se vi conoscevate decentemente. Ah, miseria. L'hai fatto tu per lui? No. Quindi qualcun altro ha capito come arrivare al suo cuore. Col cibo. Impossibile. Io e Merlin siamo una squadra. Chi si metterebbe tra un uomo e il suo migliore amico? Cos'è? Tipo un Würstel. Guarda che roba. Quel cane pulcioso. Credi che sia del ragazzino che cerchi? Non abbiamo prove. Ma se... Fatti un favore e non ci pensare. Stasera le tue ipotesi sono terribili. Suono. Sta dietro di me. Bene, questa è la... Rado? Sì, a che serve? Per la fornace, credo. Non sei sicuro? Sono il guardiano, non un operaio. Sta indietro. Ok, tieni. In auto c'è la radio, chiama la centrale. E tu dove vai? Tu credi che il bambino sia là? Non so, ho una sensazione e non mi piace. Devi prendere anche questo. Fai in modo che arrivi allo sceriffo. Non lo so. Mi servirebbe qualcosa per tirarmi su. Non ti fa bene per niente. Grazie, dottore. Ti richiamo. E assumiti un po' di responsabilità per una volta. Cosa? Mi hai sentito benissimo. Ehi, non l'ho voluto io. Stavo lavorando. È stato il cane a fare il tuo lavoro.
Abbi un po' d'onore. Onore? Vedrai che lo so fare, il mio lavoro. Non chiedo altro.
Tutto ok, è tutto ok. Ok. È tutto così strano. Ma che... Sono qui, tranquilla, va tutto bene. Calmati. Puoi farcela, Maddie. Tu tieni sempre il lato sinistro. Sì, il lato sinistro, ma non nel senso negativo. È un autostoppista.
Ciao! Serve un passaggio? Sì, ho forato. Ah, sei americana? Sì. Anche io? Ok. Quindi tu puoi darmi uno strappo? Sì, certo, ovvio. Mi puoi lasciare a Villa Garant. Si trova a pochi chilometri. Ah, che strano. Anch'io mi sto dirigendo lì. Meglio, sei di strada. Giustissimo. Entrambe dirette allo stesso posto, eh? Che coincidenza! Già. Cioè, non che sia strano, vedendo che, beh, siamo già abbastanza vicine. E dubito che la strada porti altrove. E hai detto che stai andando a Villa Garant per affari o... Non l'ho detto. Oh. Allora, di dove sei? Dove? Sì, dove vivi? Parigi. È da lì che vengo. Adesso. Prima invece venivo da Amsterdam, Dublino, Milano, Los Angeles. E tempo fa, dall'Oregon. Che figata! Ehi, mia mamma è dell'Oregon, cioè una delle due. Dicono tutti che è un bel posto. O un buco di culo, ma tipo un buco di culo grazioso. Non che ne sappia qualcosa, non ci sono mai stata. Sono della Grande Mela, nata e cresciuta. Neanche mai stata più a nord della 14esima prima del college. In Inghilterra? No, Berlino in realtà. Io sono Maddie, comunque. Linda. È un piacere, Maddie. Sì, idem. Anche se prima temevo volessi derubarmi. Ah, scusa. Quindi, tu che cosa sai di questa villa dove, per coincidenza, stiamo andando entrambe? Tu cosa sai? No, troppo facile, così non è giusto, l'ho chiesto prima io. Ok, io non ne so nulla, e immagino nulla nemmeno tu. Io non ho detto che non ne so nulla. E invece sì. Così ovvio? Un po', sì. Quello che so è che sono stata invitata per un incontro privato con Augustin Lieber. Che sarà una roba tipo super chic e che sarà nel mio più alto interesse accettare l'offerta. Il mio invito è praticamente uguale. Ehi, guarda qua. Siamo alla fine dell'arcobaleno. Questo posto è decisamente un po' troppo... Esplicito? Io stavo per dire un po' troppo film horror come stile. Appunto. Quindi, insomma, bussiamo oppure... Non saprei. Oh, io... Campanella! Forse non c'è nessuno. Mi era stato detto di essere qui a quest'ora. Anche a me. Ehi là! C'è qualcuno?
È una buona regola provare ogni porta. No, non mi dire. Ci stanno aspettando, o no? Impossibile. Entriamo così? Perché lo stai chiedendo a me? Perché sei un'adulta? Anche tu, Maddie. Allora, entriamo così, a quanto pare. Perché le luci sono spente? Ottima domanda. C'è nessuno? Diamo un'occhiata in giro. Ah, signore. Salve, salve, benvenute. Ciao. Non ho avuto istruzioni precise su cosa fare una volta arrivato qui, perciò... Già, neanch'io. Oh, ma dove ho lasciato le buone maniere? Io sono Stan. E tu? Maddie. Maddie? Che bel nome. Sta per... Madeline? Per Madison, in realtà. Ah, come Lexington. Eh? Midtown. La grande mela. Dai, la città che non dorme mai. Dove vivono le donne più affascinanti e gli uomini più diabolici. Ah, Madison Avenue, l'ho capita. Un nome perfetto per una bella ragazza. Questo posto è tipo super iper mega inquietante, vero? Non è una mia impressione. Davo un'occhiata in giro prima e... mi sorprende che non sia già stato segnalato alle autorità. Cavolo. Non vanno neanche le luci. Come fai a incasinare le luci? È difficile, no? Sì. Già, lo stato di questo posto non rispecchia affatto la nostra misteriosa ospite. Oh, Stan, lei è... Linda Castle. Io sono un tuo grandissimo fan e sono... sono senza parole, io sono... lieto di conoscerti. Ok, certo. Bruno Stanford III, al tuo servizio. Se mi chiami Stan. Scusa. Certo. È davvero un onore. Davvero. Ok, che cosa sta succedendo? Credo che il nostro nuovo amico... conosca qualcuno dei miei film. Ehi, i tuoi film sono definibili in molti modi, ma di certo non come filmetti. Ma tu sei una regista. Ah, sì. Ho girato qualche film. Molto più di qualche film, se mi permetti. Lo conosci il filmetto Buried by the Break of Dawn? Blood Points. Bloodbenders. To Blame May Swing in Both Directions, but that only moves in one? No. Mi dispiace. Ma non siete venute insieme? Oh, no, cioè, sì, siamo venute in auto insieme, ma solo gli ultimi chilometri. Ero rimasta a piedi. Capisco. Scusa, ti credevo l'assistente della signora Castle. No, solo Maddie. Ma dovrei sentirmi lusingata oppure offesa? Oh, beh, io non volevo. Mi lusinga che tu pensi ne abbia una. Sarebbe di certo meno affascinante della signorina Avenue, se l'avessi. Tu ti chiami Avenue? No. Che mi sono persa? Che non sappiamo cosa fare mentre la padrona di casa è via. Ovunque si trovi. Continuiamo a sbirciare in giro? Abbiamo altro da fare? Ah, la locandina di un film dentro un armadio. Scelta interessante. Ehi, avete mai sentito parlare di Murder Mill? Non ci posso credere. Stai scherzando, vero? No. Diciamo che non sono l'unico a conoscerlo tra noi. Aspetta. Questo è uno dei tuoi film.
È uno dei primi progetti a cui ho lavorato, budget bassissimo. Non sapevamo neanche cosa facessimo e non sarebbe mai dovuto esistere. Lo penso ancora oggi. Ma perché? La gente tende a ingigantire le cose. L'hanno proiettato poche volte. E pare che ogni volta il pubblico si sia fatto prendere da una furia omicida. Dai, non è vero. No, non puoi negarlo. Quel film è leggendario. Magari chi l'ha visto è impazzito dalla noia. Senti, di sicuro ti avranno fatto firmare un sacco di accordi di riservatezza, ma... Eh? Ma chi? Il governo, dopo che ha sequestrato e distrutto tutte le copie del film. Ma per favore... So che ne hanno tenuta una per sicurezza. E che la CIA la usa per interrogatori potenziati in un laboratorio segreto chiamato Larry Memorial Institute. E tu come fai a saperlo? Sono un fan. Beh, sapere cosa è sempre utile. Ma è normale che succeda? Io non so, ma adoro la teatralità. Ah, bene. Noto che voi tre siete già diventati buoni conoscenti. Vi chiedo umilmente perdono per il mio ritardo. Ci sono molte cose al momento che mi tengono occupata e odierei non dedicarvi totale attenzione quando siamo insieme. Ecco, sì, a proposito di attenzione. Ah, siete tremenda, eh? Rimedio subito. Dopotutto, da sobri sareste fin troppo bravi a negoziare. Io da ubriaco anche di più. Madison, gradisci anche tu qualcosa da bere? Io... chiamami Maddie. Oh, perdonami, Maddie. Oh, non c'è problema. Invece sì, non farti mai problemi a dire il tuo nome, perché è ciò che sei. Non lo dimenticare. E tu... tu chi sei? Io sono... Augustine Lieber. Molto piacere, Augustine Lieber. Ora che ci siamo presentate a dovere, posso offrirti un drink? No, sono a posto così. Sicura? È buonissimo. Posso confermare. Sicura, alcol e aereo non sono una bella accoppiata. Grazie però. So che avete fatto tutti un lungo viaggio per essere qui. Ciò nonostante, spero vi renderete conto che ne è valsa la pena. Beh, dipende da te. No? Suppongo di sì. Ti mostro la mia se mi mostri la tua. Dritto al sodo, eh? Calma, signor Stanford. Bisogna informare tutti. Scusa, Augustine, ma non ho fatto tutta quella strada per bere. Cosa c'è là dentro? Non so voi cosa siate venute a venderle, ma... si dà il caso che io abbia uno degli oggetti cinematografici più rari e ricercati sul mercato. Beh, questo è l'unico segmento di pellicola esistente delle riprese originali di Murder Mill. Opera prima di una certa autrice famosa. Parrebbe. Dovrebbe valere un po'. Così dicono. Mi spiace deluderti. Maledizione. Tanti saluti al suo valore da pezzo unico. Beh, non proprio. Io... non ho mai saputo da dove venisse. Mi hai detto che dovevo portartela di persona se io avessi voluto... Io manterrò tutte le promesse che ho fatto. A tutti. Se non volessi venderla... Beh, è un'opzione. Ma dopo 40 anni di sofferenze... perché viverne altre? Mi scuso di nuovo, ma ho degli affari che devo sbrigare urgentemente nel mio reliquiario privato.
Mentre aspettate, fate pure come se foste a casa vostra. Dovremmo davvero finire di parlare di ogni cosa a suo tempo, signora Kessel. Mancava così poco. Potevo percepire la forza dell'entità, il suo potere che pulsava attraverso l'acciaieria. Finché quello spaccone di Sam Green non ha rovinato tutto. Il rituale è stato interrotto. La mia chiave dilaniata. Ma Frank Stone non è morto quella notte. La sua essenza si è radicata nelle fondamenta stesse dell'acciaieria. Un incubo pregno di angoscia senza fine. Dovevo trovare un modo per risvegliarlo. Non lo capite, vero? Ci credete deboli? È inutile. Ma c'è una cosa che non capirete mai, voi schifosi bastardi. Potrete legarci o torturarci. Farci patire ogni prova infernale che partorisce la vostra mente perversa. Vincerete mai il nostro spirito! No! No, no, no! Mia sorella! Oddio! Quindi dovrei solamente tradire la mia stessa sorella? E tu mi libererai. E potrò vivere. Maledetto che mi costringi a fare questa scelta impossibile! Non capisci cos'è che ci rende davvero umani. Preferirei morire mille morti atroci che tradire chi amo. Rispondo di no. E non potrai in alcun modo farmi cambiare idea. Su, coraggio, feccia aliena. Fatevi sotto. Vi faccio vedere. Oh! Che roba è? Che stai facendo? No! E stop! Com'era? Dico solo wow! Seria? Non era troppo. Ma no! Forse ho esagerato. Bisogna fare leva sulle masse, ahimè. È lì che si guadagna. Figo. Com'era, Linda? Era buona questa? Vediamo il gate. Da queste si vede il gate? No, in realtà la lente non viene via. Qui qualcuno vuole fare scena con le stronzate fighettine imparate sui libri di cinema in biblioteca. Prendo solo seriamente quest'arte. Quest'arte? Ma fammi il piacere. Siamo a posto o... Ma sì, cioè, andava bene. Com'era il sangue? Dimmi che c'è il sangue, Linda. Sì, però sta ad Aime convincere. Ero convincente. Ok, ma sei riuscita a riprenderlo o no? Si vede che schizza un po' sulla sua faccia. Ah, Linda! Ho detto che volevo un ampio primo piano con il braccio insanguinato e la recitazione facciale di Aime, non solo un estremo sulla recitazione facciale.
mi ha rapito la scena. Anch'io ho il diritto di esprimere i miei istinti artistici con la telecamera. E ampio primo piano non esiste. Neanche estremo. Poi recitazione e basta. A qualcuno frega chi è la regista? Certo, Chris, tu fai la regia. Però parte del lavoro è fidarsi degli altri e... Mi fido di Linda sulla roba da ripresa, capisci? Giriamo entrambe le versioni, poi nel montaggio vediamo quale convince di più. E faremo a modo mio, perché sono la regista. Sta fermo che ti sistemo un po'. Questo andrà bene. Se no, ti farei perdonare nella mia roulotte dopo le riprese. Sa di sciroppo per la tosse. Non mi soffocavo per finta. Mi è valsa la pena. Devo andare via? Allora, in piedi, gente! Tutti in prima posizione! Si ricomincia! Si ricomincia! Avanti! Ok, audio acceso. Motore. Bene, in posizione. E fermi. E fermi. E azione! No! Oh no, non si mette bene! Che cosa credete di fare qui? Oh, salve, signor Green. Sceriffo. Sceriffo, sì, scusi. Quante volte ho detto di starvene lontani da qui? Eravamo nel mezzo di un Chuck. Chuck? Per il nostro film. Non potete girare un film qui. Ma è proprio qui che c'è il climax. Questa... è un'acciaieria inagibile, Rivera. È una violazione. Ora, per non passare la notte in cella, consiglio a lei, a Castle e a... Dixie. Signorina Tammy D. Dixie. Gordon. Christine Gordon. Vi consiglio di sgomberare l'area subito. E di non mettere mai più piede per nessun motivo al mondo qui nell'acciaieria. Mai. Cavolo, ci dispiace, signore. Non credevamo di fare nulla di male. Ce ne andiamo. Ehi, ahimè, abbiamo un film da finire. Lo so, ma dobbiamo obbedire allo sceriffo. Lo sai, vero? Non mi interessa e... E noi faremo volentieri quello che ci ha chiesto lo sceriffo. E... ripulite tutto. Che si fa con una telecamera rotta? La riparate? Finite il film. Ovunque, ma... non qui. Ma che cazzo di problemi ha quello? Non è così male. Di solito. Noi non faremo come dice, no? Davvero? Troveremo il modo di finire il film al garage. Tutto chiaro. Grazie, Aime. Ricordatelo. Non lo dirò di nuovo. Certo.
non ci credo, è un disastro pazzesco! Non essere tragica. Non c'è una scadenza. Oh, a chi serve una scadenza quando ogni secondo sprecato ci avvicina sempre di più alla nostra ultima scadenza cosmica? Gotico. Mi piace. Ehi, cosa sono? Sono per noi da mettere mentre giriamo. Sorpresa! Ma voi due recitate. Quindi rimango io. Sarai la nostra ambasciatrice. Certo, non esiste. Oh, aspetta, c'è ancora la pellicola. Ma non era rotta? La lente è scheggiata, ma dentro è a posto. Solo non aprirla. Oh, va bene. Oggi è stato fruttuoso. Sì, ottimista. Senti, ma posso essere arrabbiata? Oh. Ma lo sceriffo Green non ha davvero niente di meglio da fare? No, non diamo la caccia ai veri criminali. Cedar Hills non è proprio un focolaio di criminalità. In realtà non è proprio così. C'è tutta la storia del serial killer. Come? Cioè, quando è successo? Ah, io ero un bambino, non ne so nulla. Oh, ma sei ancora un bimbo. E non sai ancora nulla. Ora, fai il bravo bimbo e dimmi tutto ciò che sai su questa storia del serial killer. So un paio di cose. Sputa il rospo, su! Ok, il motivo per cui lo sceriffo Green non ci vuole nell'acciaieria. Già, tutto è nato lì. Ma quindi qualcosa la sai? E non ci hai detto niente, traditore! No, perché avresti reagito così. Beh, ma ovviamente. Linda, dici dell'assassino dell'acciaieria. Beh, quella è la fine. Prima però c'è stata tutta una serie di sparizioni, cioè rapimenti e omicidi. Oh, ma come si chiamava il tipo? Lo inseriamo nel film. Non so se... Frank Stone. Ah, e questo Frank Stone ha ucciso davvero persone nell'acciaieria? La nostra, intendo. L'acciaieria dove un'ora fa stavamo girando. Tecnicamente. Frank lavorava all'acciaieria, ma credo fossero gli ultimi giorni. Probabilmente pochi operai. E dopo l'hanno chiusa. Chi è che uccideva? A caso. Cittadini, gente mai identificata. Omicidi casuali, nessuno schema. Ma di quanti parliamo? Nessuno lo sa. Perché non hanno mai ritrovato i corpi? Solo parti. Sapete che significa? Che ci serve un'altra location? No, scemo! Significa che abbiamo già la perfetta location! Come? Pensaci! Possiamo girare un film in una vera acciaieria del terrore! Non avremmo nemmeno bisogno di pubblicità! Ah. Tutti faranno a gara per vederlo! Diventeremo super famosissimi! Ok, sì. Qualcuno pagherà pure per vederlo, però... Se poi non dovesse piacergli... Allora dobbiamo far sì che queste ultime scene facciano scoppiare la testa! Ah, cazzo! Ma non se la cazzo di telecamera è rotta, cazzo! Ah! Ehi, perché non portiamo la telecamera al negozio a riparare? Quindi, sì, insomma, ho speso il resto del budget per le magliette. Se non conoscete qualcuno che si occupi di finanziamenti di film, noi siamo nella merda. Eccolo! Non puoi punire, papà! Non ho più 16 anni e ormai vivo fuori casa! Che c'è? Devo incazzarmi anche con te. Ehi, donzella! Come va la vita al castello? Ha battuto la testa? Che problemi hai? Perdonami. No! Perché papà è uno stronzo insistente? Sono qui per aiutare, non per fare tutto! Io non sono una colf. Sembro una cazzo di colf? Non dire che sembro una cazzo di colf. È solo preoccupato. Certo, perché se mamma muore io me ne vado. E sarà senza una cazzo di domestica in casa. Certo, ma... La mamma si riprenderà presto e sarà finita. Vero.
Certo, hai ragione. Scusa, forse mi serviva solo sfogarmi un po'. Capisco. La mamma non vorrebbe che ci urlassimo addosso. È vero. Già, tu hai fatto davvero un ottimo lavoro. Giuro, non so come faremo senza te. Oh oh. Che? Linda, la campanella di Aime? Glindlon? Campanella? Sai, il mio fratellino ha la tendenza a tirarla un po' per le lunghe quando sta per chiedere un favore. No, io sono solo sincero. Ok, che cosa vuoi da me? Stiamo solo girando un film e ci manca poco, giuro. Ma ci servirebbe giusto qualche soldino in più. E ti pareva, niente di nuovo. Ciò che Aime cerca di dire è che la nostra telecamera si è rotta e ci servono i soldi per ripararla. Aia. Quanto vi serve? Solo $10. Quindi, supponiamo ipoteticamente che vi aiuti. Io cosa ci guadagno? Mi farete diventare produttrice? Certo, ovviamente. Produttrice associata Bonnie Rivera. Un favore per un contentino di merda. Linda! Senti, non me ne frega niente di stare nei titoli di coda del vostro film. Quindi, magari puoi offrirmi qualcosa di più concreto? Tu ci aiuti coi soldi. Io non dirò a papà perché usi tanto profumo da far aprire tutte le finestre. Non oseresti mai. Se papà dovesse scoprire che fumo, sarebbe la fine. Sta a te. Che c'è? Ah, nulla. Sei così tenero quando provi a ricattarmi. Come un piccolo mostriciattolo. Io sono serio. Sai, sopporto le cazzate di papà da quando sono tornata. Ti ci metti anche tu? No, grazie. Ah, bleffavo. Lo so, fai ridere quando ci provi. Ma dovrai inventare qualcosa di meglio. Io proporrei una cosa. Aime, fa le faccende di casa di Bonnie per... Interessante. Oddio. Qualsiasi cosa, senza proteste. Sì, signora. Beh, allora siamo d'accordo. Brava, Bonnie. Ma non ti azzardare a svignartela. È bello fare affari con te. Ah, è bello anche per me. Stai bene? Mi sembri un po' scosso. Sto bene, ma... che c'è nel sangue finto? Credo sia sangue vero alla menta. C'era scritto di evitare contatti prolungati. Tu l'hai lavato via subito, però. Vero? Tanto non è velenoso per davvero, no? È un horror, ahimè. Chiunque può morire. Oh. In ogni momento! Sistemeranno la telecamera prima che chiudano? Dubito il tipo della farmacia sappia farlo. Ehi, positiva. Non abbiamo un altro posto dove portarla. Che? E lì, invece? Credevo fosse abbandonato. Qualcuno l'ha preso. Ma gli Empori riparano le telecamere? C'era un posto così vicino casa di mio nonno. Il proprietario smanettava con tutto. Proviamo. Scommetto che c'è anche roba buona. Chris? Dai, sono molto incuriosita da certi negozi, eh? Sì, capisco. Fai strada. Wow, se non lo conoscessi, direi che questo posto è qui da sempre. Anche di più. Segnatelo. Non mi tentare. Ci pensate se la proprietaria fosse una serial killer che uccide adolescenti e li trasforma in pezzi d'arte?
faremmo centro. Ah, guardate. Telecamere! Hanno visto giorni migliori. Non ci saranno le migliori in vetrina. Guardiamo dentro. Ah, peccato. Tanti saluti. Possiamo sempre andare in negozio. E cos'è che state cercando? Salve. Salve. Abbiamo visto le telecamere. Stiamo cercando una sostituzione per questa. Oh, ma certo. Prego. Venite pure dentro. Bene, vediamo un po'. Forse dovrei avere una cosa che potrebbe interessarvi se la trovo sul retro. Fate come foste a casa vostra. Ok. E date pure un'occhiata in giro. Non si sa quali tesori si possano trovare. Come a casa nostra? Qui? Non so, lo trovo accogliente. In uno stile un po' capitalista. Vediamo un po'. Forse se uscisse e si mettesse a rincorrerci con una motosega gigante, sarei sconvolto. Che fortuna! Questo è davvero un articolo stupendo! Sì. Wow! Posso? Oh, insisto! È un po' vecchiotta, sì. Potremmo forse riuscire a farla funzionare, ma non è esattamente quello che avevo in mente. Mm-hmm. E per questa quanto vorresti? Ah, il prezzo è segnato su un cartellino, ma è troppo piccolo e ho scordato gli occhiali. Perché non guardate voi? $10. Ok, certo. Io penso che vada bene per un articolo del genere. Ti ringrazio molto. Grazie per la telecamera. Oh, ma non c'è di che. Per me è una vera gioia poter vedere dei giovani così appassionati all'arte. Già. Sì, siamo noi. Che scema che sono! Avevo detto a mamma che avrei preso del latte! Oh, vuoi che... Tieni qua! Torno subito! Ehi, Chris! Sono finiti i soldi! Calza d'emergenza! Calza d'emergenza? Ehi, Chris! Robert, ma tu non lavoravi in biblioteca? E come lo sai? Non mi pare tu sia mai venuta. Io possiedo spie ovunque. Bello. Cioè, Linda. Presa. Comunque i libri non mordono. Passa pure. Ah, ma è Linda il topo. Direi che io sono più da cinema. Credo esista un topo anche di quel tipo. Meglio che di biblioteca. Ah, guarda, noi chiuderemo tra circa 2 minuti, quindi... Sì, sì. Squillami. Ok, sono 25 centesimi. Sì. Già, non se ne vedono mica di soldi come questi in biblioteca. Anzi, non se ne vedono proprio. È volontariato. Se ami leggere non è male, credo. Vero. C'è una bella sezione horror. Non sapevo ti piacesse l'horror. Solo libri? Anche film o fumetti. Qualsiasi cosa trovo. Senti, Aime, Linda e io stiamo girando un film horror. Nella vecchia acciaieria. Davvero? Ci farebbe comodo una mano in più se ti piacciono queste cose. Ah, mi piacciono, e tanto. Però...
Mio padre lo sa che andate all'acciaieria. Sorveglia quel posto come un falco. Eh sì, oggi ci abbiamo fatto una chiacchierata, ma ci intrufoleremo per girare il resto. Ah. Quanto mi piacerebbe partecipare. Partecipare a che? Ehi, pa! Sì, Chris mi stava parlando di fare una raccolta fondi. Per un cineforum. In biblioteca. Ok. Vieni a casa? Ah, sì. Prendo solo lo zaino. Chris. Scusami se prima sono stato un po' severo con tutti voi. Volevo solo che mi prendeste sul serio. Capisco. Mi hanno detto di Frank Stone. Devono esserci molti demoni laggiù. Tu prova il mio lavoro per un po'. E ti accorgerai che sono ovunque. Ci sei? Ciao. Ehi, ehi, ehi. Posso farvi entrare senza che papà lo sappia? Vi interessa? Facciamo un film. Ho indossato varie maschere nei secoli. Augustin Lieber era una figura affermata, professionale e affidabile. Frank Stone si fidava di me. Mi aveva permesso di sprigionare tutto il suo potenziale durante quei giorni cupi trascorsi nel reparto psichiatrico. E ora un nuovo aspetto, una nuova linea temporale. Una nuova possibilità. Ammetto che vendergli la telecamera è stato scorretto, persino per me. Non potevano nemmeno immaginare il potere che avevano tra le mani, né quale crudeltà li attendeva nell'acciaieria. Ma quale creatore che si rispetti non soffrirebbe per la propria arte? Ti senti bene? Sì. Mi sono solo addormentata. Un attimo, che è successo ad Augustin? È andata. Andata? Parlava di affari urgenti da sbrigare nel suo reliquiario privato. Ehi, ora che siamo svegli, dimentichiamo Augustin e parliamo del mastodontico elefante nella stanza? Grande, più o meno quanto la pellicola di un film. Ah. Quindi agivamo tutti in segreto prima, eh? Non è il mio film, non l'ho diretto, ci ho lavorato. Non è neanche nella mia filmografia. Intendevo dire che noi non ci stiamo sbilanciando con le pellicole. Oh, sì. A prescindere da questo, è di sicuro il progetto più rinomato che sia associato a te. Sono anni che i collezionisti di film maledetti sono sulle sue tracce. E ora siamo qui, tutti, con una piccola fetta di questo mistero. È un momento storico. Quindi le nostre pellicole fanno parte di questo film che hai fatto con i tuoi amici? Se non sono dei falsi, sì. Il mio è vero. E tutto quello che hai detto sulla maledizione?
Furie omicide, interrogatori della CIA, dissociazione della realtà. Perché è così raro che pochi sono certi. Dicono. Se Augustine vuole le uniche parti rimaste, dovrà pagare. Perché credete lo voglia tanto? Cioè, non è davvero maledetto, no? Non voglio pensare al passato. Siamo qui, vogliamo vendere le sezioni del film. Ora non mi interessa altro. La provenienza è un fattore importante nella vendita. Anche i moventi. Non so tu, ma io vorrei tanto capire perché Augustine vuole disperatamente questo film tutto per sé. Beh, prima regola degli affari, cerca tutte le informazioni sull'avversario. E non so voi due, ma io ho una voglia matta di curiosare in questa mega casa dell'assurdo. Tu sei sicuro che possiamo? Regista? Preferisci stare qui o sbirciare un po'? Che stai aspettando? Con una stanza così ci fai davvero un gran figurone. Mi segui? Sapevo che Augustine fosse ricca, ma fino a questo punto? Così non hai studiato il tuo pollo come pensavi? Negli affari non si chiamano così. Le tue sono truffe, non affari. Non sottovaluterei il mio intuito, fossi in te. C'è molta carne al fuoco da cui potremmo trarne tutti. Perché non mi dici come sai tutte queste cose su Murder Mill? Sono un grande fan, è il tuo primo. Basta cazzate. Ok. La verità? Ne ho sentito parlare e non ci credevo. Ma scavando ho trovato i dettagli e più inseguivo quella pista, più la vicenda mi rapiva. Sia il film, sia le leggende. Vuoi o non vuoi, con questo film hai dato vita a un mostro. Forse non sarà maledetto, ma il fatto che tutti lo credano lo rende reale. Non basta crederci per renderlo vero. Beh... per questo ho indagato. Ci sono voluti un paio d'anni, ma quando mi si è presentata l'occasione di ottenerne un vero frammento, io l'ho colta al volo. E come l'avresti ottenuto, di preciso? Ehi! Aggiornatemi. Allora, avete trovato qualcosa? Niente. Ma è presto. Non quanto pensi. Su, continuiamo. Ah, sì. Controlliamo gli altri piani, sì. Ehi, fermi un attimo. Cosa? Prima di proseguire, devo sapere come avete avuto le vostre parti del film. Oh, beh, è tutt'altro che un segreto. Mesi fa, dopo la morte di mia mamma, l'ho trovata fra le sue cose. Maddie... qual era il suo nome? Quale delle due? Era Bonnie Rivera. Esatto. Tu come lo sai? Siete identiche. La conoscevi? Tanto tempo fa, praticamente una vita. Suo fratello Jaime era uno dei miei migliori amici. Zio Jaime, io... non l'ho mai conosciuto. Non sapevo che Bonnie non ci fosse più. Già, è successo all'improvviso. Wow. Maddie è... triste. E... bello. Mi dispiace per ciò che hai passato. Non è facile perdere chi amiamo. Grazie. Per mia fortuna ero piuttosto preparata.
Bonnie. Non ci siamo più sentite. Non ti chiedevi da dove arrivano le nostre pellicole? Magari puoi dirmelo tu. Con piacere. Beh? Beh, ti aspetti che te lo dica gratis? Sono informazioni molto preziose. Qual è il tuo prezzo? Facciamo che ne riparliamo dopo. Questo posto ti piacerebbe un sacco. E poi forse cacceresti me a calci e terresti tutto per te. Con chi parli? No, non stavo. Ti ho sentita. Io parlavo con mia madre. Con Bonnie. Io ero a Berlino, andavo a scuola lì quando si è ammalata. Ero a metà trimestre e mi disse di tornare a casa solo a esami finiti. E così feci. Ma ormai era tardi. Morì mentre sorvolavo l'Atlantico. È successo così in fretta che neanche mi sembra vero. Perciò faccio finta che sia ancora viva. Era una gran chiacchierona. Già, è vero. Ehi, guarda. Qui era l'estate scorsa. Lo so, hai detto che è passato parecchio tempo, ma puoi raccontarmi di lei a quei tempi? Ah, caspita. Beh, era la ragazza più ostile mai vista. Anche conoscendola, faceva tutto ciò che voleva e nessuno la fermava. Sì, tipico della mamma. Hai qualche storia? Sì. Sai un po' che penso a una cosa. Non l'ho mai raccontato a nessuno. È stato molto tempo fa. Dei ragazzini giravano un film. Aime, Chris e io. Ho i ricordi molto confusi sull'accaduto, ma c'è una cosa che mi è rimasta impressa. Nettidissima. Quella notte tornavamo a casa con la nuova telecamera. Eravamo davanti a casa Rivera. Il garage era spalancato, illuminato. E il più assurdissimo cazzo di rumore che avessi mai sentito si propagava da lì in ogni direzione. E lì, proprio al centro, c'era Bonnie. Io non credo di aver mai visto qualcuno così totalmente in armonia con se stesso. L'unica cosa che importava era quel preciso momento. Nient'altro. Bonnie era così. Grazie. Ehi, ragazze! Là! Cosa? Non vedo niente! Ah! Là! Laggiù! Mio Dio, ma lì c'è qualcuno! Bene, se la trama si infittisce ancora, mi serviranno altre jeans. Secondo voi dovremmo preoccuparci, se fosse pericoloso? Troviamo Augustine e le diciamo tutto? Anche volendo dirglielo, non sappiamo dov'è. Ha detto che andava nel suo reliquiario privato. È lì che si tengono i manufatti, no? Ma se sono ovunque? Giusto, quindi, se voi aveste una stanza privata per manufatti super speciali e mega costosi, forse li terreste dietro a una porta come quella? Ha senso. Ma a bussare?
Per me da lì non passa nulla, neanche i suoni. Il che potrebbe renderlo il posto più sicuro, con o senza Augustine. Ok. Ma che stanno facendo? Non c'era riunione prima delle riprese. Il furgone è già pronto. Ho letto un articolo che diceva che le ragazze in ritardo non sopportano i ragazzi che si agitano. Si sentono oppresse. Eh? E ti serviva un articolo? Pensavo potesse esserti utile. Io non voglio opprimere Chris. Solo abbiamo da fare. Vai, giusto in tempo. Su, al lavoro. Cosa? Niente, cerca solo di non farti notare. Bonnie osserva. D'accordo. Siete tutti pronti per iniziare la riunione? Sarà una grande nottata. Wow, non potete capire. Ho letteralmente il cuore a mille in questo momento. Sapevate? In biblioteca è possibile trovare tutti gli articoli dei giornali. È folle! Hanno tutto lì! No! Dimmi di più. Ho passato quasi tutto il giorno a cercare qualsiasi informazione sull'acciaieria, su Stone, gli omicidi. Siamo seduti su una dannatissima miniera d'oro. Giornata produttiva. E sì, mi ha aiutata il mio assistente. Questo è altro. Oh, a proposito, e adesso che sei ufficialmente un membro della squadra, dovrai indossare la maglia! Wow, questa... fantastica, sono onorato. Sei da strisce, si capisce? Prometto che sarò il miglior produttore secondario mai visto. Assistente? Sì, quello lì. Ammirate. Wow. Ma dov'è lo sceriffo? Ah, ecco. A papà non è mai del tutto andata giù. Ma non l'ha acchiappato lui? Sì, ma il merito l'ha preso tutto Kuzic. La gente di qui lo sapeva, ma... Fa vedere? Qui va indietro di 10 anni, con tutti i dettagli disgustosi che la stampa ha omesso la prima volta. E si parla un po' più di mio padre. Questa è roba pazzesca! Stiamo girando il film nello stesso punto in cui è successo! Imbattibile! Suppongo di no. Non è certo da tutti i giorni. Conto su quello. Ma quindi dovremmo andare? Sì. Sì, solo piccolo cambio di programma. Eh? Ci siamo accorti leggendo gli articoli che forse è possibile trovare parti dell'acciaieria che sono collegate ancora di più a Stone per girare. E controlleremo qualche minuto per... Non ci resterà molto tempo. Fidati, vale la pena. Forse è l'unico modo per tornare all'acciaieria. Volevo stare zitto, ma... non approvo tutto questo. Capisco. Credi che dovrei preoccuparmi della loro intimità dopo solo un giorno? Non si conoscono e ora sono pappa e ciccia. Sono amici, ahimè. Però a volte tra amici si desidera qualcosa di più, tipo la passione, tipo... Sì, basta. Ho pensato a una cosa per il film. Guarda. Che roba è?
Sarebbe una nuova scena. Scritta tu? Sì. Chris lo sa? Gliel'ho detto ieri sera. Ah, oh, le è piaciuta? Se c'è tempo, si fa. Questa sala con la fornace è perfetta, ma non l'avrei mai scoperta senza Chris. Figata. Spero ci sia tempo. Grazie, pure io. Oh, sì! Ah? Cosa? È una foto di Frank Stone. La data? Oh, sì! Cosa? Di prima degli omicidi, prima che capissero che fosse Frank. Riguarda l'acciaieria, è una specie di pubblicità per attirare nuove reclute. Ehi, questo cosa? La scritta? Operaio Frank Stone, officina. Bingo! Officina, eh? Dobbiamo girare lì, ovvio! È il posto giusto! È perfetto. Beh, andiamo? Ok, gente! In trasferta! È giunta l'ora di uscire e girare a più non posso! Forza, andiamo! Il tempo è denaro! Giriamo un film! Ma che cosa state lavorando, piccoli idioti? Ciao! Interessante! Signore e signori, l'acciaieria a voi. Già, eccola. Vedete il ruscello laggiù? Lo seguiamo e si va dritti all'entrata segreta. Io non la vedo. Perciò è segreta. Non siamo mica obbligati. Sì, lo siamo. Ci sei? Occhio, si scivola un po'. Bene, di qua. Ok, ci sono solo due modi per entrare nel tombino. Facile o difficile? Entrambi difficoltà media. Beh, prima dacci medio uno. Beh, medio uno è saltare quel cancello e continuare dritto fin dentro. Ma così finiamo vicini al percorso di mio padre. E medio due? Medio due è attraversare dall'altro lato. Così saremo molto più lontani da mio padre. Ma ci impiegheremo un po' di più. Entrambi molto medi. Medissimi. Beh, quindi? Non complichiamo nulla e non perdiamo tempo. Ok, ok, stiamo solo attenti a mio padre. Certo. Su, dai. Nascondetevi! Qualcuno? Sono troppo vecchio per queste... Non tornerà più da qui. Andiamo.
Tu sei certo che sia sicuro e che non precipiteremo in un condotto di ventilazione pieno di lame rotanti? Non posso prometterlo, ma almeno puoi ammirarle mentre ti infilzano. Ah. Grazie. Per ognuno. Sì. Che cosa hai lì? Ah, beh, le torce, il mio taccuino, delle penne, delle barrette, apri bottiglie, tre poncio, un kit di soccorso, crema solare, stoviglie e posate pieghevoli. Sai che non stiamo andando in gita in montagna, sì? Preparati? Sempre. Siamo proprio sotto l'acciaieria. Non manca molto. Tuo padre ti ha mai detto di quella notte? Notte? La notte che è stato qui, con Stone. Una volta, sola, ero piccolo e lui era ubriachissimo. Anche se lui non lo ricorda, mi piace sapere cosa ha passato. Chiaro. Non mi parlò come a un bambino o da mio papà. Ho potuto vedere ciò che è davvero. Ho visto le cicatrici. È lì che si è fottuto la spalla. Di brutto. Ancora non la usa come prima. E forse mai potrà. Cacchio. Deve essere stato intenso. Disse che si ritrovò faccia a faccia con Frank Stone, proprio in questo posto. Nella sala della fornace. Ma dai. Poi, altro? Solo che vide cose che nessuno dovrebbe vedere o sapere mai. Mai. Scusa, in che senso? Quando io provo a parlarne, il suo sguardo cambia. E non voglio vederlo così. Sembri delusa? No. No. Ma sono felice che tu e tuo padre abbiate un bel rapporto. Vero. Però, bel percorso panoramico. Hai qualche idea su cosa fare dopo il diploma? Beh, non ci ho riflettuto più di tanto. A differenza tua. Cosa ti fa pensare che io l'abbia... Si capisce. Il film, la regia, ce l'hai nel sangue. Oh, grazie al cielo. Ah, e poi, Robert, tu sei un genio. Bravo, per il tombino. Grazie, Robert. Forza, gente, piantiamola di stare qui a girarci i pollici. Manca una scena e abbiamo finito. Pensi? Beh, buona. Sai che vuol dire, vero? E con questa finalmente si conclude Murder Mill! Ottimo lavoro, gente! Credo manchi una scena da girare prima di concludere... Ma qual è l'ultima scena? Ah, sì, vero. Linda ha proposto di girare una scena che rimpolpi il nostro background. Aggiungiamo un po' di polpa, eh? Sì, possiamo farlo. Ma siete fratello e sorella? Ma dai, con la nostra chimica. Impossibile. Dove la pensavi la nuova scena?
avrei un posto in mente, in realtà. Ah, sì. La sala della fornace, giusto? Che ne dici? Facciamolo. Mi piace. Ehi, vieni? Sì, arrivo. Hai visto qualcosa? No, non era niente. Sicuro? Sembri un po' spaventato. Che succede? Niente. Già, niente. A parte il fatto che Jaime ha appena visto un fantasma. Non ho 5 anni. Non esistono. Invece sì! Ah, lasciami! Via! 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 Fregato! Non fai ridere! Altro che... Nonno! Cosa ci fai qui? Sono della troupe. Non ci serve aiuto. Allora faccio un giro. Non vi disturbo. È un set chiuso. Non sembra. Ahimè! Bonnie... Forse è meglio se torni a casa ad aiutare papà ora. Sei chiaramente molto oberata e... E io non so fare altro? Linda? Ma sì, non mi cambia nulla. Ok, bene, sarò del tutto invisibile. Fate finta che io non sia qui. Anzi, riformulo. Fate finta che io sia qui, tipo invisibile, ma che sapete che sono qui. Così eviterete di fare porcate che mi possano far schifo, d'accordo? Niente porcate. Bene, allora restiamo qui a perdere tempo oppure giriamo un film? Il tempo è denaro. Tu? Cerca di non disturbare. Abbiamo molto da fare e non mi piacciono le distrazioni sul mio set. Sul nostro set. Stai bene? No, sì, è che... Qui mio padre finì faccia a faccia con Frank Stone. Mi ero creato una mia immagine del posto. Ma ora che lo vedo con i miei occhi, io... Non lo so, è... Strano. Faremo così. Jaime e Chris, iniziate qui. Con Robert vi seguo. Bonnie... Tu stai indietro e cerca di non fare troppo rumore. Ok, capo. Ok. Pronti per un check? Luci pronte. Audio acceso. Jaime? Chris? Pronti? E... azione! C'è forse altro che vuoi dirmi? È l'ultima occasione. Sì, in effetti una cosa c'è. Non lo fare. Devo farlo. No, non devo. Sai che non è vero. Forse starei meglio se fosse qualcun altro. Chi altro c'è? Ma non è giusto. Nessuno ha detto che lo è. Ho già perso mamma e papà, non voglio perdere anche te. Ora la scorretta sei tu. Almeno non sono egoista. Egoista? Lo sto facendo per te e per i nostri genitori. Se ci riuscirò, forse salverò mamma e papà. È impossibile. Nulla è impossibile. Qui c'è qualcosa che non mi piace affatto. Ti fidi di me? Io... Tu ti fidi di me? Certo, ovvio! Allora sai che ce la farò. E... stop! Linda, non ho parole! Assolutamente quel che ci voleva. Le luci bene? Sì, strepitose. Sentitelo, strano guaito alla fine. No, ma fa nulla, montiamo l'audio d'Aime. Com'ero?
Ahimè, è stato perfetto. Ma davvero? C'era tutto ciò che serve alla scena. Stai bene? Sì, qui c'è qualcosa che non mi piace affatto. Ok, non è così che l'ho detto. No, no, era impeccabile. Sì, concordo. Sì, concordo. Io non faccio le vostre imitazioni, scemi. Ma se tu mi imiti tutto il tempo. Anche me. Per me è un onore finire tra gli altri nomi. Cazzarola, ragazzi, bella storia. Lo trovi decente? Meglio dei film che vedo a New York. Cioè, uno era su un tizio che dorme per 5 ore. Wow. Mi piace. Davvero. Però, devo ammetterlo. Cosa? Credevi davvero che non me ne sarei accorta? Di che cosa? Di te che reciti la tua interpretazione di merda della vita reale. Non capisco. Sacrificare la tua vita per il bene della sorella e dei genitori? Dove ho già visto la scena? Sembra basarsi su qualcuno che conosciamo, ma cacchio, chi sarà mai? Non si fa così. Faccio come voglio. Cerchiamo di divertirci, non di mortificare gli altri. Almeno non sono egoista. Egoista? Non rigirare la frittata! Cosa? Non vuoi dirmi com'è nobile da parte tua fare questo film con la tua ragazza mentre io ho passato tutta la mia vita a occuparmi di te e di papà? Preferivo quando eri via. Prendo una boccata d'aria. Perché non vai anche tu? Devo andare? Ora non ti voglio qui. Dunque, io volevo dirti che mi è piaciuto fare questo film con te. Sì, cioè, con te, non con me, ovvio, hai capito. Dovremmo fare qualcosa di speciale, festeggiare. Che non mi sento ancora pronta a festeggiare. Abbiamo finito il film, è fatta. Le riprese sono finite, sì, ma... dobbiamo ancora convincere il pubblico. Ok, sì. Dovremmo ancora esplorare questo posto. Non è una buona idea. Se riuscissimo a riprendere qualcosa di direttamente collegato a Frank Stone, tipo qualcosa che si è dimenticato qui, noi avremmo sicuramente l'attenzione di tutto il mondo. Cerchiamo quel posto che c'era nell'articolo. L'officina. Ehi, Chris! Cosa vedi? Qualcosa di spettrale. Non saprei descrivertelo. Provo a riprenderlo. Wow! Ma guarda un po'. Ah, cavolo! Che succede? Devo rimettere in funzione la telecamera. Dammi un attimo. Fatto. Ok, riprendo un altro po'. Qualunque cosa fosse quella roba, starà alla grande nel film. Quella porta condurrà all'officina? C'è un solo modo per scoprirlo. Dai, andiamo.
Aspetta, aspetta. Ehi! Ci siamo! Ci siamo, questa è l'officina! Oh, porca merda! Sì, lo è! Cavolo, Chris, hai un fiuto infallibile per la roba migliore. Esatto, grandissima. Forza, vediamo cosa troviamo. Sì, sì. Troveremo davvero indizi sfuggiti alla polizia, a degli esperti. Qualcosa è sfuggito. Ehi, guardate. Il treno? Sì. Sì, sì, nell'articolo. Il personale è ridotto, lavoriamo il triplo di prima. Sono l'unico rimasto che sa come azionare alcuni dei macchinari. Il laminatoio, le cesoie, il sistema di trasferimento merci, afferma Frank Stone. Sì, Frank Stone era l'ultimo a sapere usare il sistema di trasferimento merci ed è ancora sospeso là. Non avranno indagato. Non bene. Ah, giusto. Dubito ci siano corpi lì. Male non fa darci un'occhiata? Se solo fosse possibile salirci. Vediamo come fare. Dai! Rotto? Così pare, sì. Fa vedere. Ehi, posso chiederti una cosa? Sì? Perché non mi hai chiesto di aiutare nel film? Oh, beh, è di Chris. Decide lei chi ci lavora. Sì, ma lo sai che sono un grande fan dell'horror. Potevo aiutarvi dall'inizio. È che... Non era... Non era? Giriamo un horror, sì, ma tipo... Non lo so, il punto era fare qualcosa con la mia ragazza e... con la mia migliore amica. Ma... solo noi. Ma quindi... io sono in mezzo, no? Ok, la verità è che è tutta la sera che voglio parlare con Chris e non è facile. Sei nervoso perché Chris non scappa con te per pomiciare nel rifugio dell'uomo che mi ha quasi reso orfano. Non è quello che ho detto. Non è colpa mia se lei pensa più al suo lavoro che a te. Non dire cazzate! Che si dice, bella gente? A quella porta là serve la corrente per aprirla. È in funzione? No, purtroppo è fulminato a dovere. Ci penso io. Basta trovare delle parti e tornerà come nuovo. Diamo il via alle ricerche. Allora? Sì. C'è un'etichetta. F. Stone. Porca puttana! Dici? Può essere un contatto diretto con Frank Stone! Oh, wow. Vediamo se la chiave sblocca il carro. Parto io. Facile come contare fino a... tre! Beh, se è così facile... Preso! Grazie. Non sarebbe stata una bella morte. Non avrei voluto dirlo a tuo padre. Un modo ancora peggiore per andarsene. Ehi, guardate. Cavolo. Dritto nel muro.
che cazzo! Oh, merda! Cacchio! Quello è... Sì? E anche degli amici. Ma questo... Questo è veramente assurdo! Oh, cazzo! Che c'è? Oh. Merda! Credo sia una vittima di Stone mai ritrovata. Mai ritrovata. Dubito che la polizia abbia mai trovato questo posto. Come lo sai? Non avrebbero lasciato tutta questa roba. Perdonami, ma... devo andare a chiamare mio padre ora. Cosa? Questa è tipo roba seria, bello. Non si scherza qua. Non puoi chiamare lo sceriffo. Faccio sul serio. Dobbiamo andarcene. Robert, devi stare indietro. Aspetta! Aspetta cosa? Chris, lo so che tu tieni molto al tuo film, ma questo posto ora è parte di una vera scena del crimine. Ma di mille anni fa... I casi di omicidio non cadono in prescrizione. E noi adesso stiamo alterando delle prove preziose. Lo capisci o no? Ma il film... È andato. Credevo che tu... Hai ragione. Chiamiamo lo sceriffo. Abbiamo tutto. Ma... Vai. E non toccare nient'altro, ok? Dobbiamo andare. Forse è meglio aspettare fuori che ritorni Robert. Sarà una buona idea spostarla? Non me la perdo una scena del genere. Ok, ma è una prova. Nessuno può dimostrare che lo sapevamo prima di girare. Negazione plausibile, no? Non credo significhi quello. Beh, non diciamolo a nessuno. È solo che a me non sta bene. Ok, capito. Non ti importa come sto? Ma certo che mi importa come stai. Se fosse vero, avresti visto come sto quando te ne vai in giro contenta con Robert. Vado in giro contenta con Robert? Ah, io sto uscendo con te, non con Robert. Non mi sembra. Beh, e io che devo vedere te e Linda tutte le volte e non ti frega come sto? Io e... Ma dai... Non è per niente paragonabile. Siamo amici dall'asilo. E in tutto questo tempo nessuno ha mai provato la minima attrazione per l'altro? No! Ma va! Non è possibile! Siamo fratello e sorella! Sul serio, non è così. Non potrà mai esserci nulla. A volte la verità è difficile da accettare. Ehi, senti, voglio questa ripresa prima che Robert torni con suo padre. Cosa? Ma... Cazzo! Thank you.
cosa c'è? Che cosa vedi? Niente, non vedo nulla. Dammi retta, stiamo solo perdendo tempo. Non so cosa c'è lì dentro, ma è talmente importante che l'ha nascosto qui. Credo vada risolto per entrare. C'è un vano vuoto, quindi c'è un pezzo mancante che va lì. Ok, supponiamo che ci mettiamo a cercare ovunque quell'affare cilindrico o quello che è. Anche se lo trovassimo, che facciamo col resto? Forse c'è qualcos'altro nell'atrio che può servire da indizio. Chi lascerebbe un indizio per una serratura super complicata sotto il naso di tutti? Praticamente di fronte. Se provassimo... questo? Bella pensata. In realtà non credevo avrebbe funzionato davvero. È quasi come se lo sapessi già. Oh, poteva andare peggio. Beh, se volevate sapere come funziona la mente di Augustine, desiderio avverato. Evviva! Non so cosa mi aspettassi, ma non era questo. Guardiamo in giro. Attenti. Questa è... no. Non può essere. Impossibile. Ehi, Linda! Questo lo devi vedere. Che cos'è? Era qui ed era aperto a questa pagina. Talismani contengono fonti di grande potere. Possono assumere varie forme. Manifestarsi come cimeli di vittime passate. Vittime. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Cosa significa? Non lo so. Ma sarà importante se Augustine ha lasciato aperta questa pagina. Forse è... Green.
recuperiamo il resto della troupe. Pare che non metta più in dubbio ciò che gli dicono. Cioè, è sveglio, ma anche i genitori sbagliano. Deve ficcarselo in quella testolina bacata. Bonnie. Non può fare il mammone tutta la vita. Bonnie. Eh? Fa un po' freddo. Troviamo gli altri e andiamocene. Oh. Fa freddo. Già. Ho una cosa utile. Scaldamani. Oh, sì. Grazie. Ops, mi sono raffreddata più di quanto credessi, mentre vi seguivo fin qua. Ah. Io so i miei limiti. Ho dovuto affrontarli per poter superare gli ultimi tempi a casa. Non è male passare tempo con la famiglia. Classiche parole di chi non trascorre molto tempo con la mia famiglia. Sono stata molto con Aime. Aime è... non è male. Deve solo crescere. Devi convincerlo ad andar via da Cedar Hills dopo il diploma. Tipo a New York, ovunque, ma che non resti qui. Non so se Aime si immagini in un altro posto. Non pensa così in là. Beh, se non ci pensa lui, devi farlo tu. Partire? Sì. Cioè... sempre se non c'è un motivo segreto e non corrisposto per restare. E tu cosa ne sai, Bonnie Rivera? Guarda, se c'è una sola cosa che una cittadina come questa ha da offrire, sono i pettegolezzi. Perché odi così tanto Cedar Hills? Tempo fa ne eri la mascotte. Al tempo credevo che il mondo iniziasse a Main Street, facesse il giro della Terra e tornasse di nuovo a Main Street. Solo traslocando a New York capii che il mondo reale inizia a Canal Street. Fa su e giù tra la Avenue C e la West Side Highway e alla 14ª finisce. Di Cedar Hills neanche l'ombra. Come va con la tua band? Vorrei vedervi esibire. Oh, terminati, sciolti, caput. Un peccato. Tranquilla. Storie da band. Ho iniziato per rimorchiare. Poi ho fatto l'errore di uscire con una tipa della mia band. Eh? Lei era ok, ma... quando ha scoperto che il mio rientro a casa era... lungo, lei e la band hanno continuato senza di me. Meritavi di meglio. Già, lo penso anch'io. Dovremmo andare dagli altri. Sei sicura? Io mi stavo scaldando. Sì, sicura. Prima noi stavamo riprendendo la mano e il barattolo e Cristo ha visto qualcosa. Era solo nella telecamera, ma lei è impazzita e poi un suono tremendo e la porta la stava tipo trascinando. Oddio, Bonnie, che cazzo è successo? Oh mio Dio! Ehi, calmo, tranquillo, ci siamo qui. No, non sto tranquillo, dobbiamo andarcene da qui. Dobbiamo sparire subito, via da qui. Aime, sta calmo. L'abbiamo trovato! Abbiamo trovato il suo rifugio segreto! Rifugio di chi? Frank Stone! Il rifugio di Frank Stone! È sicuro? Robert è andato da suo padre! E Chris? La porta! L'ha trascinata! È sparita! Chris è sparita! Shh, tutto ok, tutto ok! Vado a vedere, fatelo calmare! Fuori! Ok. Cosa potrai dirci? Ah!
andiamo, dobbiamo andarcene da qui! No, no, aspettiamo Linda! Linda, trovato qualcosa? Ahimè? Sta bene, ma non tanto. Mi sa che qualcosa gli ha provocato quel taglio in testa. Qualcosa, tipo? L'ha visto Chris, dalla telecamera, sembra. Forza, andiamo, andiamo! Castle? Ne è passato di tempo, eh? Almeno 20 anni. Ormai ho smesso di contarli. Direi che ti ha fatto bene. Sei molto arzillo per... Mi spiace, ma dobbiamo saltare i convenevoli. Dobbiamo parlare. Non c'è tempo. Scusami, ma tu chi sei di preciso? Già, e perché arrivare così se vuoi solo parlare? Tu tieni chiusa quella bocca da bugiardo e fatti gli affari tuoi. Sam, devo farmi anch'io gli affari miei o ti stavi rivolgendo solo a Stan? Maddie, lui è Sam, lo sceriffo di Cedar Hills. Non hai molto potere qui, nonnetto. Ex sceriffo. Perché sei qui? Lo sai benissimo perché. L'avrò dimenticato. Oh, bella fortuna per te. Tanto tocca a me pulire i casini combinati dal tuo bambino. Cosa? Ma stai parlando del film? Sta parlando del film? Oh, hai fatto davvero male a venire qui, Linda. La cosa doveva rimanere nell'oblio. Metterà fine a questo mondo. E anche agli altri. Oh, ma smettila! Sam... Tu credi davvero che sia maledetta? Non è possibile! Come fai a dirlo dopo quello che è successo? Perché? Che è successo? Tu non ricordi? E la causa è quello che è successo a Cedar Hills, che succede Eva, all'epoca, e adesso, mi capisci? Io... no, mi spiace. Oh. Tu hai la tua parte di pellicola? Sì, ce l'ho ancora. E loro? Tutti li abbiamo. Oh, meno male. Allora non è tardi. Ma Augustine ha fatto a tutti un'offerta. E voi avete rifiutato. Vero? Noi non abbiamo ancora deciso nulla. Ok. Ok. E questo è un buon inizio. Se facciamo per bene le cose, forse possiamo ancora risolverla. Linda, ma cosa sta dicendo questo tizio? Le parti di pellicola che portate in giro con voi sono un film che Linda girò con i suoi amici. Con mio figlio. Ma non soltanto... È una prigione. Per una cosa antica. Molto più potente di qualsiasi cosa mai concepita. È pura corruzione maligna. Dalla fame incontenibile. Oh, ok, Sam. Stiamo esagerando, o no? Da che pulpito arriva, signor Stanford? Un attimo.
Voi vi conoscete? Purtroppo è da un po' che mi tocca subire le dichiarazioni strampalate e le drastiche esclamazioni dello sceriffo. Povero, fa quasi compassione. Però devo ammettere che hai un aspetto migliore dall'ultima volta che ti ho visto. Da che vai? Questo bugiardo ha manipolato mio figlio Robert e ha rubato la sua parte di pellicola mentre lui era in un periodo delicato. Io commercio onestamente, non faccio le cose di nascosto come una specie di truffatore. Ma vaffanculo! E fanculo le tue stronzate! Non dovremmo seguirlo. Vai tu a tenere d'occhio Stan. Io resto qui. Ma tutto quello che ha detto sarà vero? Io non lo so, ma so che nessuno dovrebbe rimanere da solo. Tutto bene? Oh! Che c'è, giovanotto? Niente, io... Ti aiuto? Sto bene. Tranquilla. A me sembra ci sia qualcosa... Sto cercando mio padre. Lo sceriffo. Oh, lo sceriffo? Sì. L'ha visto. Oh, beh, sì. Ah, dove? Un po' ovunque, alquanto spesso. Riesce sempre a infilarsi nei posti più strani. Ma quanto tempo fa era qui? Poco fa o di più? Oh, direi più di un minuto e meno di una vita. Sì, vabbè, grazie. Ma figurati. Gli riferirò che lo stai cercando. Credo siano passati di qui. Ah, nulla è come sembra in questo posto. Come ti ha convinta, Linda? Cosa ti ha offerto? Ha promesso libertà. Libertà? Ogni singolo giorno dopo il film è stato una tortura. I sogni... Io dormo poco.
Riversavo tutto quanto nei miei film. Come un trofeo. Ma dopo 30 anni così... non sarà stato diverso per... la parte di Robert. E Augustin ha detto che se le dai la pellicola... non posso distruggerla. Augustin è la mia salvezza. Vuole anche le altre due parti. Di Stan e dell'altra. Si chiama Maddie. È la figlia di Bonnie. La figlia? Che? È assurdo. Lo so, finché non la guardi bene. Identiche. Fossi rimasta in contatto con Bonnie. È troppo tardi. Tardi? Bonnie è morta da poco. E Maddie ha avuto la sua pellicola. Ah. Beh... è un peccato. Che c'è? Oh, niente. Niente. Sto bene. Bisogna trovarli prima che il cielo si sta di nuovo piegando e... Tranquillo, calma. Sam, non stai bene. Troviamo Augustin, subito. Sam, fermati. Ah, starò bene. Allora, mi aiuterai a trovare Augustin o vuoi fare da zavorra? Sapevo già che qualcosa non andava. Forse dovevo vederlo. Ti aiuterò. Quello che fa Augustin non mi piace. Bene. Sam. Bonnie non c'era in questa scena. Era Chris. Qualcosa non va. Non è quello che abbiamo ripreso. Calma. Che stai facendo? È privata. Non ti riguarda affatto.
Non mi puoi dire che non mi riguarda. Siamo qui insieme, accettalo. Perciò smettila immediatamente di mentire. Io non ti ho mentito, Linda. Stronzate, Sam! Nulla di te ha senso. Com'è che sei apparso in questa casa dal nulla? C'è una verità comoda e una scomoda. E non penso tu sia pronta per... Smettila, cazzo! Non sono una bambina. Non offenderti, ma cerca di capire. Il significato di tutto... Ci ho messo anni a comprenderlo. Tutto ciò non mi diverte affatto. Non c'è nessuna ricompensa per le mie azioni. Nessuna gratitudine e orologio d'oro. È solo una specie di vocazione. Dio, basta mentire. Non sono una bambina. Né tu lo sceriffo. Non puoi fare tanto il prepotente con me. Linda. No, mi vuoi mentire? Bene, ma sappi... che non sono un idiota, riesco a vedere. Cosa vuoi nascondere? Credevi veramente che io non me ne sarei accorta? Dovresti avere più o meno 80 anni, ma sei poco più vecchio di me. A te non sembra assurdo? In effetti nessuna data nel tuo diario del cazzo coincide. Direi che è folle se non fosse che... tu sei qui, e a un'età sbagliata. Che stai insinuando? Insinuo che potresti essere Sam Green. Ma non sei lo stesso Sam Green che conoscevo. Sei un altro. Vero? Per ciascun cammino intrapreso ne esiste un altro, intrapreso dall'ombra di se stessi. Un'altra realtà. Un altro mondo. Mondi così vicini da confondersi tra loro. Capite? Le linee temporali da me scelte erano speciali. I loro confini indistinti. L'entità forzava i limiti del nostro mondo. Non avevo davvero bisogno delle spoglie mortali di Frank Stone. Tutto ciò che mi occorreva erano le migliori versioni della sua essenza, intrappolate su celluloide, proiettate a 24 fotogrammi al secondo. Frank Stone rinascerà. Senti bene? Cosa? Ma Bonnie? Eh? Oh, tranquilla, tranquilla. Cosa? Che diavolo è? Va tutto bene, va tutto bene. Tu non sei Bonnie? No, io... Bonnie era mia madre. La conoscevi? Tua madre? Ma è... com'è possibile? Tu stai parlando di Bonnie Rivera, no? Sì, era... lei... era qui, ma noi... Ah! Mia madre è morta qualche giorno fa. No. No, 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 no. Era nell'acciaieria. Noi stavamo filmando. Era appena finito il film. Ma che cosa... Mary! Oh Dio! C'è questa cosa che cerca di uccidermi! Ma che diavolo sta succedendo qui? Che cazzo è? Dopo che vi ho persi di vista, ho trovato questo posto e lei era qui! Ma come? Non lo so, credo che mi abbiano portato! Perché? Io non lo so! Stan! Non vuoi stare? Fidati! Sei venuta con questi? Credo di sì! Pensi possa riportarti indietro? Se è solo lontanamente vero,
Io devo provare. I miei amici sono in gravissimo pericolo. Io li devo raggiungere, ovunque siano. Ti aiuterò. Prova a tornare dentro la camera o quel che è. Io intanto cercherò di capire come funziona. Starò di guardia in caso di interruzioni. Sull'affare, vedi un interruttore? Sì, lo vedo. Ok, tu premilo. Oh, cavolo! Prova a colparlo. Ora che faccio? Forse dovresti entrare. Mi decapita. Mi ha salvata questo. No, 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 non ero neanche qui. Mi ha catapultato in un altro posto. Era pieno di luci, macchine impazzite. Ma non penso fosse l'acciaieria, no. Tu cosa? So che sembra assurdo, ma c'era una ragazza. Lei ha detto che Bonnie era sua madre. Non ha senso ciò che dici. Chris? Chris, ero nel panico. Non so cosa dire, perdonami. Già, ascolta. L'avrei fatto anch'io. Che cosa ti è successo? Eri lì e poi... Non c'eri più! Ah, sapessi. Chris, di quello che è successo ne parleremo. Ma adesso non è il momento. Bene, ora usciamo da sta merda. Come si esce da sta merda? Ecco il tombino per uscire. Se ci va bene, troveremo un accesso da questa camera. Arriva.
vedo niente. Non vuol dire che non c'è? Proprio quando iniziavo a capirci qualcosa. Perdersi qua è come tuffarsi in un tritacarne. No, nulla. Pensavo solo che se qualcuno mi chiedesse di spiegare cos'è successo, non saprei da dove iniziare. Questa notte continua senza sosta, continua. Già. Sai cosa? Siamo qui da ore e sembrava tutto normale. Beh... Hai capito? Tutto è andato storto una volta apparso lo sceriffo. Non puoi dire per certo che sia colpa sua. E tu sei certa? E ora che facciamo? Direi che c'è una sola opzione. Ovvero? Levarci dal cazzo alla velocità della luce. Sì, ma Linda... Magari la incontreremo per strada. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Cos'è? Un ciondolo. C'era una foto in quel libro, spiegava che avrebbe offerto una specie di protezione. Non credevo fosse vero, ma... Ah, già. Beh, posso tenerlo io. Magari. Intendi che magari funziona? Sì. Io ho già rischiato oggi. Certo. Sì, prendilo. Devi capire che... E perché? Neanche ti conosco. Linda! Oh, che bello, stai bene. Non crederai a cosa è successo. Ho trovato una stanza assurda e dal nulla è sbucata fuori una ragazza. Maddie, senti. Questo non è il Sam Green che conoscevo. È un impostore. Non possiamo fidarci. Lo ammetto. Tra noi ci sono tempo, distanza e molto più di quanto immagini. Ma chiunque io sia per te, puoi fidarti. Devi. Dammi una sola ragione. Tu lo hai visto, il suo archivio. Non raccoglie solo ogni parte del film che hai fatto. Del film raccoglie ogni parte che sarebbe mai potuta potenzialmente esistere. Ma che diavolo vuol dire? Probabilmente non l'avrei mai detto un'ora fa, ma dopo quello che ho appena visto, credo Sam abbia ragione. Augustin ci sta mentendo. Qualunque cosa trami è davvero troppo, troppo sopra di noi. Dovevi vedere questa stanza, la ragazza. Non mi fido di Augustin, però di quest'uomo ancora meno. Almeno chiunque lei sia non finge di essere qualcuno del tuo passato. Oh, grandioso dalla padella! Non sopporto più quello che succede. Per me dobbiamo levarci dalle palle. È questo il film che hai fatto? Sì, lo è. Hai la tua parte del film? Sì. Dammela. Maddie. Io devo vedere il film vero. Cosa? Dov'è? No, era proprio qui dentro!
Tu hai la tua? Quindi... Mostramelo! Mostra cosa hai preso a mio figlio! Io non posso. Ma come non puoi? Io... Ecco... Io... Ho fatto un patto con Augustin. È stato prima che arrivassero altri. E io l'ho fatto così. Carogna schifosa, ci hai mentito dal primo istante che siamo qui. Non fare così, nulla di personale. Ah, incredibile, cazzo. Ma neanche ti conosco. Beh, Augustin mi ha pagato un piccolo extra per farti compagnia. Ehi, hai ciò che vuoi? Finito sto gioco di merda! Si aveva tutte le parti del film da sempre. Perché ci tiene qui? Credo sia arrivato il momento per me di uscire di scena. Eravamo nell'officina. È lì che abbiamo scoperto come entrare nel nascondiglio di Frank e... Quello era... Lo so. Resta qui finché non torno. Hai capito? Papà! Oddio! Sono arrivato troppo...
No! Papà, papà! Sono io! Sono io! Cazzo! Ma ti ho detto... Pa! Che è successo? Ehi, fammi venire con te. Ti devo aiutare. No, Robert. Per te è troppo pericoloso. Non te lo permetterò. Scusa. Ma papà, è colpa mia! Li ho fatti entrare io! Io! Se non mi ascolti, non posso proteggerti. E ho paura che non mi ascolterai. Scusa. No. Scusa tu. Deve avere qualche legame con quei ragazzini e il loro maledetto film. Linda? Questa telecamera potrebbe essere la chiave di tutto. Qualcosa non va. È come se lui... Qualcosa non va. Reggi in piedi. Andate, uscite. Ci penso io. È fatta. È finita. No. Resta ancora una cosa da fare.
Ora aspetta un attimo, cazzo. Che cazzo? Sta lontano! Capisci cosa hai fatto? Hai la minima idea? Chi se ne frega di cosa ci fa con quel film di merda? Basta, lascia perdere, vecchio! Fai solo ridere! Battuta finale. Mi hai rotto il naso, vecchio figlio della merda! Tu mi hai mentito! No, non l'ho mai fatto. Sì, certo, come no? L'avevi promesso! Non è mia la colpa se tu hai interpretato male ciò che ho promesso. Mia madre è morta da poco! Sapevi che soffrivo e tu ne hai approfittato! Un viaggiatore dipende dalla forza del suo corpo. Hai davvero molto di cui rispondere e la pagherai cara! Aiuto! Aiuto! Ehi! Aiutami! Cazzo! È troppo forte! Non voglio morire! Perdonami! È troppo tardi, scusa! Ti prego! Brutto pezzo di merda! Il tuo mano! Stai! Cos'è quello? Quello è Frank Stone. Dobbiamo andare. Scappiamo! Ora! Arriva la corrente. Merda! Siamo di nuovo qua! Ci sarà un'altra uscita. Forse rimettendolo in sesto si alimenterà l'ascensore. Proviamo. Che l'ascensore va ora. Stiamo per scoprirlo.
lo distraggo. Che? Merda! No! Oh, Linda! Ma come cazzo ci sono finita qui? Madison, lieta di poterti infine parlare faccia a faccia. Che cazzo di... cosa hai fatto? Ah, già. Una spiacevole ma inevitabile serie di sventure. Non mi aspetto tu comprenda tutto ciò che c'è in gioco. Ma ti basti sapere che, come si suol dire, non si può fare la frittata senza rompere le uova. Uova! Saremmo fottute uova! Hai mentito, hai ingannato, manipolato e ora c'è un orrendo mostro che ci sta dando la caccia! Io non ti ho mai mentito! Oh, tappati quella bocca di merda! Io sono in grado di far svanire i tuoi incubi. Anzi, io lo farò. Questo dolore, questi traumi, via. Devi solo dirmi che è ciò che vuoi. Fammici pensare. Vai a farti fottere. Sono davvero dispiaciuta per te. Non è vero. Una volta, Frank. E non esiterò a farlo di nuovo se ne avrò occasione. Finalmente Frank Stone è l'uomo che era destinato a diventare il mio campione, un killer degno dell'entità. La ferita tra i due mondi è aperta, procurata dal sacrificio e dalla violenza. Ogni cosa verrà inghiottita dal potere dell'entità. E che ne sarà di me, colei che ha predisposto questo mondo affinché lo divorasse? Sarò sua fedele servitrice, la cui esistenza avrà il solo scopo di assaporarne la conoscenza e condividerne la gloria. Sono Augustin Lieber e ho condotto l'entità nel vostro mondo.
queste vite di fatica e di tormenti. Tutto per questo momento di perfezione sublime. Quasi insostenibile. Io porto a te le offerte. Attendo umilmente il premio per il mio eterno servizio. Consiglio per la tua orsacchiotta, mamma. Un aiuto non sarebbe male. Un aiutino. Grazie. Ma sarà una buona idea. È il solo modo per esserne certi. Per forza. Sì. Sì. Ok. È qui dentro. Cosa ne facciamo? Noi la tagliamo. A ognuno un pezzo. Poi li allontaniamo il più possibile gli uni dagli altri senza mai, mai far sì che tornino insieme. È davvero l'unica opzione. Dubito di quello che sto per dire, ma se bruciassimo la pellicola? Se la pellicola sta effettivamente trattenendo quell'uomo, temo che distruggerla possa liberarlo. Non lasceremo che faccia del male a nessun altro. Ok, ok. Le pellicole non dovevano tornare insieme. Che accade ora è una mia responsabilità. Mia. Voi continuate a vivere. E non ripensateci mai più. Non lo racconterete mai. Voi non c'eravate. Voi non ne sapete niente. Intesi? Mi sveglio. Non ho idea di dove mi trovo. Poi il ricordo riaffiora e comprendo. Il nostro mondo ha cessato di esistere, consumato da un regno che esiste oltre lo spazio e il tempo. È tutto grazie a me.
È fatta. Siamo salvi. Non tutti. Oh, Stan. Oddio. Che è successo? Quel che è stato è stato. E ora Stan non c'è più. Ti credevo spacciato dopo quello che è successo. Forse una volta, ma torno sempre. Cos'è successo ad Augustine? L'ho vista mentre uscivo. E? Voleva dire qualcosa, ma non valeva la pena. Chi sono? Erano qui da prima che arrivassi. Non mi piace. Dobbiamo andare. Forza! E dove? Perché non sei ancora andata? Perché te ne stai qui? Viene a prenderci. Non lo so. Cosa facciamo? Non lo so. Possono aiutarci? Possiamo solamente aiutarci a vicenda. Per quanto sia possibile. L'entità si diverte con le nostre anime per l'eternità, non facendo distinzioni tra kill e sopravvissuti. Un interminabile processo colmo di paure e speranze, dolori e sacrifici. Dal cui non c'è scampo, nemmeno con la morte.